Con un giro d'affari di oltre 2 bilioni a livello europeo, la bioeconomia può rappresentare un'occasione per il nostro paese di tornare a crescere. Se ne è parlato a Palazzo Lascaris nel seminario Quale bioeconomia per il Piemonte? Analisi e prospettive, con le testimonianze di storie aziendali di eccellenza. È iniziato in Consiglio regionale l'esame del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Piemonte. Il provvedimento è stato illustrato in Commissione Bilancio ed è passato a vaglio delle commissioni per il parere sulle singole materie. Un concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino il prossimo 2 marzo per sostenere il progetto in Libano dell'Operazione Colomba, grazie al quale alcuni giovani di Torino da anni portano il loro sostegno alle popolazioni colpite da guerre. L'iniziativa, sostenuta anche dal Comitato Diritti Umani, è stata presentata a Palazzo Lascaris. Ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni delle province di Torino, Cuneo e Alessandria hanno presentato esperienze e riflessioni sui percorsi di accoglienza in comunità, casa famiglia e affido a Palazzo Lascaris nel corso della prima conferenza regionale del Care Leavers Network del Piemonte. Per la manutenzione ordinaria delle 191 carceri italiane servirebbero ogni anno 50 milioni di euro, ma alle 13 strutture piemontesi arrivano circa 10.000 euro a istituto. Lo ha reso noto il garante regionale dei detenuti nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lascaris. Fino al 31 marzo nella biblioteca della Regione Piemonte è aperta la mostra Tempo di Carnevale a Ivrea, attraverso costumi, cappelli, maschere, stampe e fotografie d'epoca, ricostruisce la storia di una tradizione che fin dall'Ottocento porta migliaia di turisti a Ivrea nella settimana di Carnevale. Una delegazione della famiglia turinese ha fatto tappa a Palazzo Lascaris nel corso del tradizionale giro del Carnevale Benefico 2017, che comprende, oltre alle istituzioni, case di riposo e ospedali. Erano presenti le due tradizionali maschere piemontesi, Gianduia e Giacometta.